Allora io vi parlo più che altro della criptovaluta per eccellenza, quella che ha dato vita a tutto, ovvero Bitcoin. E prima di parlarvi di Bitcoin vi devo dare qualche breve cenno storico e fare pure un po' di storytelling, altrimenti, soprattutto per chi è la prima volta che si approccia a determinate questioni a un settore del genere, non avete ben presente di cosa si parla. Allora, per farvi capire, voglio raccontarvi una storia, anzi due storie. Una è già avvenuta e una riguarda una giornata del futuro. Partiamo dalla giornata del futuro perché è più divertente. Se io devo pensare a una giornata del mio futuro, non dico fra 20 anni, fra 200 anni, dico fra un paio d'anni, mi immagino io che mi alzo la mattina, mi vado a fare la barba, mentre mi faccio la barba il mio specchio in bagno mi mostra un insieme di tutte le notizie, un giornale fatto apposta per me. Mi mostrerà un programma, un 3D, non so quale sarà la tecnologia, mi farà vedere tutto ciò che sa che a me può piacermi. In che senso? Nel senso che già dal letto, dal momento in cui sto dormendo, ad esempio dei sensori sapranno qual è il mio umore in base a come ho dormito, e una serie di dati storici dei giorni precedenti sapranno che, ad esempio, io sono tifoso della Roma, il giorno prima la Roma ha perso, quindi il mio specchio sa che non vorrò leggere notizie sulla Roma. E quindi avrò un giornale fatto apposta su misura per me, in cui io leggerò soltanto le notizie che avrò voglia veramente di leggere, soprattutto perché avrò poco tempo, no? Abbiamo sempre poco tempo. Cosa succederà? Che mentre mi sto facendo la barba, lavando i denti, sto leggendo il mio giornale, arrivato a metà notizia, a metà giornale, il mio specchio si oscurerà. Inizierà il primo ricatto della giornata. Il mio specchio mi dirà: guarda Gianluca, sei influenzato, sono veramente influenzato, sei influenzato e devi prendere lo sciroppo o questa medicina, oppure hai una certa malattia, stai facendo una terapia, devi prendere questa pillola. Si aprirà e mi farà prendere la pillola che io prenderò anche in fretta, perché vado in fretta, voglio continuare a leggere la notizia. Prenderò la pillola, nel momento in cui continuo e finisco di farmi la barba e leggere la notizia, il mio specchio avrà comunicato quei dati alla mia cucina, ad esempio, e avrà detto a una parte della cucina che avrò preso quella pillola, quindi cosa dovrà cucinarmi per il resto della giornata, per colazione, per pranzo o per cena. Nel frattempo il frigorifero saprà che, dato che avrò preso quella pillola e che la cucina avrà bisogno di cucinarmi quella colazione, quel pranzo e quella cena, il frigorifero preparerà gli ingredienti e acquisterà online gli ingredienti per il pranzo o per la cena, perché magari sono mancanti. Io finisco di leggere il giornale e farmi la barba, vado a fare colazione, passo sbadatamente davanti al mio stanzino lavanderia, dove ho la lavatrice. Cosa succede? Succede che la mia lavatrice è rotta da circa 2 giorni, ma non me l'ha detto, perché sa che la Roma ha perso, che sono di cattivo umore. Se mi dice pure che la lavatrice si è rotta, inizio la giornata davvero in maniera non proprio ottimale. Quindi cosa farà la mia lavatrice? La mia lavatrice cercherà di capire qual è il danno. Come lo farà? Semplice. Se è una lavatrice vecchia, si autodiagnosticherà in base a dati passati, di danni passati che ha avuto. Se è una lavatrice nuova, contatterà tutte le lavatrici del pianerottolo, quindi dei miei vicini, e scoprirà se qualcuno ha quel modello di lavatrice o se qualcuno ha avuto quel tipo di danno, o se ha dei dati che possono farle arrivare a capire che tipo di danno è. Se non raggiungerà un campione almeno statistico sufficiente, passerà a tutte le lavatrici del palazzo, poi del quartiere e così via. Arrivata a tutte le lavatrici della strada, troverà finalmente altre 4 lavatrici che hanno lo stesso identico danno. E qui inizia il secondo ricatto della giornata, perché la mia lavatrice, e dopo essersi accordata con le altre lavatrici, telefonerà a un idraulico che troverà il più vicino possibile sull'elenco telefonico pubblico e dirà a questo idraulico: caro idraulico, sono una lavatrice modello tale, ho questo danno e come me ci sono altre 4 lavatrici identiche, quindi siamo 5 lavatrici con questo danno. Per riparare questo danno ci metti 37 minuti e ti serve questo pezzo di ricambio che costa 18 euro e che tu hai in magazzino. In tutto tu impiegherai tempo per arrivare presso le nostre abitazioni, in tutto spenderai 1 ora. In quest'ora avrai 18 euro di costi e il valore medio di questo tipo di riparazione per 5 lavatrici è di 500 euro. Quindi il tuo guadagno sarà 500 euro meno 18 euro di costi e il tempo che hai impiegato. E qui inizia il ricatto. Hai 30 secondi per decidere se vuoi venirci a riparare. Noi ti diremo dove siamo, ma ci devi fare il 50% di sconto. Se accetti, ti diciamo dove siamo, hai 5 nuovi clienti, le prossime volte chiameremo te. Se non accetti, chiameremo quello che fa il tuo stesso lavoro sull'altro lato della strada.
come io ho accettato il ricatto dello specchio, vi assicuro che l'idraulico accetterà il ricatto della lavatrice. Avrà 5 nuovi clienti e sarà felicissimo di aver fatto 250 euro. La mia lavatrice si sarà riparata da sola e io non avrò avuto troppi problemi. Nel frattempo io sarò sceso e sarò nella mia automobile che mi deve portare in ufficio. La mia automobile, ovviamente, qui non è fantascienza, almeno su questo ci arriviamo tutti, si guiderà da sola. Quindi non avrà il volante, quindi per fortuna tutto il lavoro accumulato il giorno prima me lo inizio a fare già in macchina, perché al posto del volante avrà una scrivania. Mentre vado in ufficio, finisco il lavoro del giorno precedente, arrivo in ufficio. Nel momento in cui la mia auto mi lascia in ufficio, cosa accade? Che se la mia automobile sa che io tutti i giorni sono in ufficio dalle 9 alle 18.30 e difficilmente esco se non per urgenza, comunque quel giorno non ho nulla in agenda, non ho appuntamenti fuori, perché devo pagare... Faccio anche cattiva pubblicità, parcheggio Ludovisi 18 euro al giorno per tenere la macchina ferma lì. Cosa farò? La mia automobile mi lascerà in ufficio e per le prossime 9 ore e 30 darà dei passaggi a chi per scelta o per bisogno non avrà un'automobile. E io potrò vedere in tempo reale sul mio cellulare quanto sto guadagnando. Quindi diventerà un... l'automobile diventerà un motivo di rendita. Cosa succederà? Succederà che mentre la mia automobile sta dando dei passaggi e sto vedendo quanto sto guadagnando, qui arriva il bello della storia, mettiamo che la mia automobile sta all'Eur, a 30-40 minuti da me. Io urgentemente mi ricordo, non avevo segnato in agenda, che ho questo convegno, devo arrivare urgentemente qui. Cosa farò? Al di là che banalmente posso impiegare una delle automobili di qualcun altro o posso prendere qualsiasi altro mezzo, ma io voglio andare con la mia macchina, ho un'urgenza. Spingerò quindi il bottone dell'emergenza e la mia macchina in qualche modo dovrà arrivare immediatamente da me. Cosa farà la mia macchina? La mia macchina, in tempo reale, in meno di un nanosecondo, scandaglierà e scannerizzerà tutti gli oggetti intelligenti, che noi conosciamo come Internet of Things, che la separano da lei a me. E quindi avrà a disposizione una tipologia di dati che le permetterà di scoprire qual è il viaggio più breve, la strada più corta, quella con meno semafori, la distanza per arrivare da me, eccetera, eccetera. E le farà fare una determinata tipologia di analisi e risultati. Dall'altra parte avrà tutto un altro insieme di dati che le faranno capire quali sono, ad esempio, le macchine che la separano da lei a me, quali sono i semafori o i vigili-robot che la separano da lei a me. Perché? Perché magari non è la strada più breve che la porta velocemente da me, è la strada più lunga, anche con più traffico. Perché? Perché in quella strada ci sono determinate automobili intelligenti che non vanno di fretta, non stanno dando un passaggio a nessuno. Quindi la mia automobile pagherà con una microtransazione un diritto di passaggio a quelle macchine. Oppure comprerà da quei semafori o da una serie di altri oggetti delle informazioni e le pagherà solo e unicamente se quelle informazioni saranno utili ad accelerare e a velocizzare il passaggio e a farla arrivare velocemente da me. E la mia automobile arriverà immediatamente da me. Ecco, questa storia che potrei continuare all'infinito è una storia che ho adattato e creato apposta perché tutto ciò che io ho descritto nella storia esiste già, in alcuni casi esiste da 2 anni. Noi abbiamo la lavatrice che io vi ho descritto, il BM più Bosch, l'hanno fatta 2 anni fa, ma non la possono ovviamente mettere in commercio per una serie di motivi generazionali, anagrafici e per tanti altri motivi. Uno dei tanti altri motivi per cui anche l'automobile già esiste grazie ad Uber, ma non può essere messa in commercio, sempre generazionali, anagrafici, è che tutti questi oggetti intelligenti, per parlare tra loro, per fare microtransazioni tra loro, per scambiarsi questi dati, non possono andare alla velocità degli esseri umani, non possono utilizzare delle tecnologie create per gli esseri umani. La moneta fiat, l'euro, il dollaro, è money for people, è stata creata in un periodo storico in cui quel denaro serviva agli esseri umani. Oggi siamo già molto in ritardo perché siamo nel 2018, quindi siamo terribilmente in ritardo e fa paura il fatto che il 95% dei vostri colleghi non ha ritenuto interessante questo seminario, ad esempio, perché vuol dire che il nostro paese, a dispetto di tanti altri paesi, è ancora messo peggio. E cosa succede? Succede che nel 2018 a noi ci serve money for data. Oggi ci servono, se vogliamo creare delle tecnologie, abbiamo a disposizione delle tecnologie che ci facilitano la vita, che ci rendono facile e comodi molti compiti, dobbiamo dare la possibilità, dobbiamo fidarci di queste tecnologie, è meglio fidarsi delle tecnologie che fidarsi degli esseri umani, bisogna dare la possibilità a queste tecnologie di utilizzare strumenti che permettano di rendere queste tecnologie performanti e efficienti. Ma se noi creiamo la tecnologia più bella del mondo e poi la costringiamo a stare alla velocità dell'essere umano, non ha senso, è controproducente. Perché se la mia macchina, se la mia automobile dall'euro
avesse avuto bisogno di telefonare alle persone per sapere qual era la strada più breve o il tragitto meno trafficato e di pagare in euro o in carta di credito determinate microtransazioni di pochi centesimi per avere quelle informazioni, io a questo convegno non ci sarei arrivato neanche l'anno prossimo. E purtroppo questo è il problema. Ecco, questo è innanzitutto una giornata tipo per farvi capire che questo futuro che vi ho descritto arriva. Non è che lo decidiamo noi, no, ma tanto le cose vanno bene così, lo tardiamo, no, arriva. Come sono arrivate le tecnologie e le innovazioni precedenti, ci devasta. Si chiama disruptive, proprio perché spazza via qualsiasi cosa non accetta questo tipo di cambiamento. E lo abbiamo, di botte ne abbiamo prese tante, perché lo abbiamo visto con internet, lo abbiamo visto con tante tecnologie storiche che all'inizio venivano ostacolate, criticate, attaccate. Io so, io sono del 90, quindi non lo so, non l'ho vissuto, ma me l'hanno raccontato e ci credo. So che nel 95, nella nascita, la nascita da poco era nato internet e tutti dicevano: ma tanto i computeroni e roba da tecnici, sono enormi, consumano un sacco di energia, non saranno mai utilizzabili dalla massa di uso quotidiano, ma alla fine le stesse cose le puoi fare anche con le tecnologie che già abbiamo, le stesse identiche cose le stanno dicendo oggi della blockchain e l'hanno detto di tante altre innovazioni. Poi che è successo? È successo che per 10 anni hanno ostacolato internet, da un giorno all'altro internet ha spazzato via tutto. Oggi la blockchain non deve essere vista nella stessa maniera di internet, da un certo punto di vista sì, da molti altri punti di vista la blockchain è 10 volte superiore alla rivoluzione che è stata internet, perché oltre a tutto il motivo tecnologico appena spiegato per cui la blockchain spazzerà via chiunque non riuscirà ad adattarsi a questo tipo di cambiamento tecnologico, in più la blockchain ha un elemento imprescindibile che internet non aveva, che nessuno era riuscito a risolvere: il problema della fiducia. Bitcoin nasce perché ognuno di noi qui presenti non si fida più del proprio fratello, della propria sorella, del proprio compagno, della propria compagna, di chi ci sta accanto, ci teniamo il cappotto stretto perché abbiamo paura che ci rubano il portafoglio se andiamo in bagno. L'essere umano ha perso totalmente fiducia in se stesso. Per questo motivo la blockchain nasce e funziona, perché è l'unica tecnologia che ad oggi permette all'essere umano di fare determinate cose, di avere determinate condizioni senza il bisogno della fiducia di nessuno. La blockchain funziona e bisogna fidarsi della blockchain perché se ne frega della fiducia degli altri. E allora qui vorrei parlarvi del perché nasce Bitcoin. Bitcoin non doveva nascere, nel senso che chi ha inventato la blockchain ha capito immediatamente di avere per le mani un qualcosa di rivoluzionario che avrebbe devastato il mondo per come lo conosciamo, qualsiasi settore. Prima sono stati citati tantissimi settori, ma potremmo citarne infiniti di più che la blockchain cambierà. Ecco, qual era il problema? Il problema era proprio un problema di fiducia, cioè io, Satoshi Nakamoto, che ovviamente non esiste, invento la blockchain, ma come faccio a convincere 7 miliardi di persone che funziona e ad utilizzarla in maniera veloce, ad utilizzarla subito prima che se ne accorga qualcun altro e quindi la facciano fuori o la manipolino? Ecco, cosa pensa? Qual è la caratteristica che tutti gli esseri umani hanno in comune? L'avidità, la voglia di denaro. Quindi chi inventa la blockchain dice: il modo più veloce che ho per viralizzare e diffondere questa tecnologia è associarla in primis a qualcosa, ad un valore monetario, a qualcosa di monetario, di economico. E funziona perché e la mossa intelligente che fa Satoshi Nakamoto è regalare questa tecnologia in maniera open source, cioè renderla pubblica, cioè dire ad un gruppo, ad una chat di esperti di crittografia, di programmatori, dire: credo di aver inventato una tecnologia che dovrebbe funzionare, è in versione beta, la dobbiamo perfezionare insieme, ve la regalo, se funziona avrò fatto un favore al mondo. Ovviamente non è che l'ha regalata, dice: ho inventato il sistema più bello del mondo, più utile del mondo, lo regalo, sono scemo. No, non è scemo, perché dal giorno 0 al giorno 1 in cui ha regalato questa tecnologia, tutti i bitcoin prodotti in quel frangente ce li ha lui in tasca. E ad oggi sappiamo che ammontano ad oltre 1 milione di bitcoin. Ora, nell'istante in cui vi parlo, sono oltre 7 miliardi di dollari che lui ha, anzi 7 miliardi di euro, scusate, che è più di 9 miliardi di dollari che lui ha in tasca. Quindi c'ha anche un suo guadagno, giustamente. E regala questa tecnologia, nel momento in cui la regala chiede aiuto a tanti altri esperti e programmatori come lui, perché sa che non è una tecnologia perfetta come non lo è oggi, sa che è una tecnologia che solo col passare dei tempi, solo con l'aiuto di tante altre persone, può essere attualizzata e perfezionata. Per esempio nel 2008-2009, quando è stato creato il Bitcoin, avevamo un problema di velocità, lo abbiamo avuto sempre di più perché la rete si è affollata, quindi le transazioni erano lentissime, la gente un mese fa, se voi andate a vedere su internet i commenti di un mese fa, la gente diceva: ma perché dovremmo utilizzare il bitcoin se per fare un pagamento ci mette dai 40 minuti alle 6 ore?
Cioè, se io sto al bar e devo comprare un tramezzino in bitcoin, in futuro come posso pensare che il bitcoin possa essere un metodo di pagamento se ci metto 6 ore? Nel frattempo è stato creato, implementato un protocollo che si chiama Lightning Network, che è stato lanciato 3 giorni fa e funziona, con cui il pagamento in bitcoin avviene in 1.5 secondi. Da Starbucks a tante multinazionali l'hanno utilizzato e hanno detto: cavolo, funziona. Se mi levi il problema della velocità, allora inizia ad essere più. Mi levi il problema dell'intermediazione, della velocità e dei costi, perché devo usare la carta di credito, perché devo usare PayPal, perché devo usare un qualsiasi altro strumento, cavolo, inizia a funzionare. Tornando al Bitcoin, vi devo dare per forza, perdonate, una definizione tecnica che però vi semplifico. Il Bitcoin è un protocollo crittografico che permette l'allocazione o il trasferimento di proprietà. Ovvero il Bitcoin è una convenzione sociale per cui tutti noi presenti in questa stanza decidiamo che a un determinato pacchetto dati diamo un valore. Ovviamente nulla di chissà che oddio ha detto un'eresia, no, perché oggi noi decidiamo di dare un valore all'euro, non siamo più prima del 71 e di Nixon che c'è un valore reale dietro l'euro, no? Quindi pensare che quel valore è passato un millennio, sono passati diversi anni, siamo nel terzo millennio, e che quel valore che un tempo poteva essere l'oro, poteva essere qualcosa di fisico, oggi possa essere un dato virtuale, non è tanto difficile da pensarlo, anzi significa che forse abbiamo capito come evolverci. Ecco, oggi noi diamo un valore ad un pacchetto dati che viene trasferito e allocato, passa di proprietà da me a lui, per esempio. Cosa succede? Succede che tutta questa gestione, come la chiamava prima il vostro collega, diciamo così, tutto questo sistema, cioè il perché questo pacchetto dati passa da me a lui e chi decide se è passato correttamente, se io ero realmente proprietario di questo pacchetto dati, una serie di informazioni, non è basato su nessun tipo di intermediazione umana, è basato solo e unicamente su crittografia. Cioè tutto il sistema Bitcoin, la rete Bitcoin, il sistema blockchain, si basa su algoritmi crittografici, 5, su 5 algoritmi crittografici che decidono, che controllano e validano che io avevo realmente quei Bitcoin, quindi quei dati, che sono passati in mano ad un'altra persona, e che sulla blockchain è stato registrato questo dato. È stato registrato correttamente, c'è la conferma di tante persone, quindi è avvenuto veramente. Tutto è avvenuto nella maniera più corretta possibile, quindi questa transazione è effettuata, quel Bitcoin è valido, esiste. Tutto questo, sì. Scusa, volevo dire, mentre una moneta nazionale oppure l'euro ha un sottostante, diciamo, di riferimento che potrebbero essere le economie dell'area, eccetera, quando dici diamo un valore al Bitcoin, a questo pacchetto dati, no? Diamo c'è qualcosa, diciamo, di oggettivo, di valorizzazione? Tutti, assolutamente no, tutti coloro che vogliono far parte della rete, cioè come se banalmente. Contributori? Esattamente. Se non diamo il valore 10. Esattamente, è come se noi decidessimo che questo bicchiere è alla pari col dollaro, vale un dollaro. Da oggi, ovviamente, se io vado fuori al bar e chiedo un tramezzino in cambio di questo bicchiere, non me lo dà, quindi questo bicchiere non vale nulla. Se noi convinciamo quel bar a darci 10 per quel, esattamente, no, allora questo bicchiere inizia a valere. Dopodiché domande e offerta fanno... Esattamente. Un'altra proprietà importantissima del Bitcoin, di chi ha creato l'algoritmo ed è una di quelle proprietà che non si possono manipolare, è la limitazione dei Bitcoin. Ovvero il Bitcoin è una moneta limitata, predefinita. Cioè chi ha creato il Bitcoin ha fatto in modo che quell'algoritmo, per semplificare, producesse solo 21 milioni di bitcoin e in maniera matematicamente scandagliata nel tempo e esponenzialmente e inversamente proporzionale. Cioè all'inizio sono stati dati tantissimi bitcoin, ok? Dati significa l'operazione di mining, per rispiegarla quella che prima Jacopo diceva. L'operazione di mining non è altro che un riconoscimento che il sistema Bitcoin dà ai propri contributori. Perché? Se un sistema si basa senza esseri umani, su algoritmi, tutto da solo, perché io dovrei controllare che il sistema vada bene? Al sistema però serve controllare che vada bene, proprio per evitare che qualcuno lo hackeri. Quindi il sistema dice: tutti coloro che fanno parte della rete devono controllare che quella transazione sia corretta, sia avvenuta, sia crittograficamente possibile.
Questo controllo viene fatto attraverso la nostra potenza computazionale, i nostri computer. Però che succede? Perché io dovrei perdere tempo o energia, corrente, soldi o usare il mio computer per controllare che il sistema funzioni? Al di là che faccio parte del sistema, quindi voglio che funzioni, che vada avanti, devo essere pagato per questo, perché è comunque un lavoro, un contributo che do. Allora, tutti i nuovi bitcoin emessi nel sistema, si dice appunto minati, perché ogni 10 minuti viene liberato un blocco di bitcoin, ogni 10 minuti vengono immessi nel sistema ad oggi 12,5 bitcoin. Questi 12,5 bitcoin vanno suddivisi tra tutte le migliaia, le decine di migliaia di persone che fanno questo tipo di lavoro, i cosiddetti miners. Quindi se io ho il mega computer super figo e quindi valido e contribuisco al sistema in maniera nettamente superiore a lui che lo fa con uno smartphone, io di questi 12,5 bitcoin ne avrò 12,4999, quindi la maggior parte, e lui avrà 0,001, perché io in quel momento ho contribuito molto di più e lui molto di meno. Il sistema però oggi esiste solo perché io e lui controlliamo che esista, controlliamo che vada tutto bene, che non ci siano irregolarità. Esiste perché avere i bitcoin oggi, no? Esattamente, perché diciamo, al momento, diciamo, quando si arriverà a fine corsa, cioè nel 2140 saranno stati messi tutti i bitcoin, io miners dico, vabbè, adesso liquido la mia quota e poi... Il calcolo è stato fatto perché nel circa 2136, in cui verranno emessi 21 milioni di bitcoin, innanzitutto non potranno essere, saranno assolutamente ininflazionabili, perché nessuno potrà più emettere altra moneta, nessuno potrà più decidere quanto deve valere quella moneta, e quindi è stato fatto per avere anzi una deflazione controllata. Però scusami, io ho un costo di mantenimento del sistema, che sono tutti i contributori con le varie macchine, le energie e tutto quanto, no? Io quando arrivo, e oggi sono pagato, diciamo, io partecipo al sistema, ho una... nel momento in cui finisce il 2140, quello che sarà, finisce l'erogazione ai miners del bitcoin o di altra moneta virtuale. Chi l'ha creato ipotizza e pensa che in quel 2136 sì, che interessi ho a mantenere si sarà arrivati ad un altro tipo di equilibrio. Ad esempio, è un sistema che si ipotizza, si deve autostabilizzare, però adesso, diciamo, non c'è un momento in cui, cioè il 2140 finisce e teoricamente io liquido e spengo il computer e ciao. Esattamente, come ho oggi io, Jacopo, potremmo tranquillamente, io, lui e tutti noi messi insieme, potremmo probabilmente liquidare i bitcoin che abbiamo comprato a 10-20 euro, come l'avremmo potuto fare un mese fa, che stavano a 20.000, e probabilmente il sistema sarebbe collassato. O dall'altra parte magari non ci sarebbe stato nessuno che avrebbe comprato quel bitcoin. Consideriamo che ad oggi il bitcoin è totalmente di nicchia, eh? Oggi noi abbiamo la percezione sia qualcosa di grande, perché l'abbiamo sentito ogni tanto in TV, perché ne parla dal barbiere al... Nicchia, ma è molto ragionato, diciamo, il rischio secondo me è che nel momento in cui dovesse entrare anche quello che si chiamava una volta il parco buoi, graficamente io ho quell'età del parco buoi, dico, ci dovrebbe essere anche un panic selling, e con la velocità della tecnologia potrebbe anche... Allora, tutti i crolli del bitcoin sono stati solo panic selling, cioè sono stati crolli manipolati da grossi detentori di bitcoin che hanno innescato dei panic selling. Considerate che uno dei panic selling più importanti è stato la settimana prima della quotazione in borsa di Alibaba. Jack Ma, uno dei più grossi detentori di Bitcoin al mondo, ha innescato un panic selling, e si capisce perché. Perché in quelle settimane, all'epoca, le transazioni di Bitcoin in Cina ammontavano a circa il 18-19% del totale mondiale. In quelle settimane le transazioni hanno superato il 60-65%, significa che c'era qualcuno che stava vendendo grossissime quantità di Bitcoin. Cosa è successo? C'è stato un panic selling, la gente si è spaventata, hanno iniziato a vendere, il bitcoin ha iniziato a crollare, la gente in quel momento, soprattutto i cinesi, dove avevano qualcos'altro dove mettere la liquidità? Nella quotazione che ci sarebbe stata poche settimane dopo di Alibaba, tanto che Alibaba, quotazione attesa 60, si è quotata a 98. Dopo la quotazione di Alibaba, un grosso cinese, guarda caso, si è ricomprato tutti i bitcoin in circolazione a nulla, che erano crollati. Jack Ma si è ricomprato di stessi. Vecchie tecniche, insomma, che si sono mancate. JP Morgan un mese fa, il CEO di JP Morgan un mese fa ha dichiarato pubblicamente il bitcoin è una truffa, è scappata assolutamente dal bitcoin, tutti hanno venduto, sono crollati tutti i bitcoin. Quella notte JP Morgan è stato il secondo maggior compratore mondiale di bitcoin, se lo faceva Gianluca Comandini era giotaggio. E aggiungerei che l'attenzione mediatica che c'è stata prima di questi crolli è stata altissima, per far entrare, secondo me, non sapete per caso, perché l'attenzione mediatica c'è stato un periodo in cui martellavano per i giornali e nella persona media
sembrava la risoluzione 8 dicembre. È semplice la risoluzione, ma questo sale sempre. 8 dicembre, il giorno in cui il 9 dicembre è schizzato il valore del Bitcoin fino allo storico 20.000 pochi mesi fa, l'8 dicembre, ed è si trova online, io andai ad un programma su Rai 2, si chiama Nemo, e tutti si aspettavano che io facessi un monologo a favore del Bitcoin su Bitcoin. Io in quel monologo non feci altro che dire: non comprate Bitcoin, non è uno strumento speculativo. Quello che sta succedendo è che si sta diffondendo una moda speculativa, lo state scambiando per un gratta e vinci, comprerete tutti i Bitcoin, arriverà a 20.000, tre giorni dopo Natale crollerà e piangerete tutti. Che è quello esattamente che è successo, perché io che non conosco il Bitcoin, che esiste da 8 anni e non lo so minimamente, lo vengo a sapere in TV o dal barbiere che mi dice compra Bitcoin e diventi milionario, il cugino di mio amico è diventato milionario, compro il Bitcoin, ma io che entro l'8 dicembre a 1.000 euro e il 15 dicembre Bitcoin sta a 20.000, ma è logico che vendo. Che mi prendo 20.000, ho fatto un per 20 in 10 giorni, è logico che vendo. Vendendo, il Bitcoin è basato solo su matematica, se aumenta la domanda aumenta il valore, vendendo crolla il valore, che non sarà mai come il valore precedente, perché comunque non è che è tornato a 1.000, è tornato a 4, 5.000, 6.000, 7.000, 8.000, poi si è stabilizzato, però era logico che avvenisse. Ma ora quali sono le notizie? Ah, lo sapevamo che era una truffa, il Bitcoin è una truffa, il Bitcoin è una bolla, eccetera, eccetera. Semplicemente, purtroppo, viene prima che alfabetizzare le persone sulla tecnologia, su cos'è il Bitcoin, su come funziona e su perché è stato creato, c'è questa moda della notizia, no? Di dire ah, uno è diventato a 15 anni milionario, di innescare notizie, anche spesso fake news, che creano poi in positivo o in negativo tipi diversi di panico. Cioè, quindi scusami, ogni criptovaluta c'ha una fine di vita di emissione tipo 2140 o no, dipende. Ci sono le criptovalute che hanno un tipo di ci sono alcune criptovalute che sono state create con un numero limitato di criptovalute, quindi si sa che finiscono un determinato anno o un determinato numero di criptovalute. Sì, ogni criptovaluta è basata su determinati algoritmi, come ci sono alcune criptovalute che sono basate su blockchain esistenti, come appunto la blockchain Bitcoin o la blockchain Ethereum, e altre criptovalute che creano di volta in volta la propria blockchain. Pensate che le banche, le maggiori banche al mondo, hanno creato una criptovaluta che si chiama Ripple, e vi accorgete che delle banche, quando un mese e mezzo fa, il famoso grande crollo di tutte le criptovalute, tutto è crollato totalmente, c'era Ripple che da 0,22 centesimi ha fatto una volata fino a 3,50 euro di valore, e non poteva fare quella volata perché l'80% di Ripple in quel momento erano in mano a chi l'aveva creata. Quindi l'unico motivo per cui c'è stata quell'impennata del valore è perché le banche stesse hanno voluto far crescere il valore di quella moneta, probabilmente per dare la percezione ai nuovi consumatori, ai nuovi investitori, che le criptovalute sono tutte pericolose, tutta una truffa. Ripple invece, hai visto, è stabile perché tutte crollavano e Ripple l'ha fatto per 4. È successo che tutti, è iniziata a scoppiare la moda anche in TV: Bitcoin obsoleto, la nuova criptovaluta del futuro è Ripple, e crea 100 miliardi dal nulla, Ripple moneta del futuro, tutti a vendere Ethereum e Bitcoin per comprare Ripple, ed era esattamente il gioco delle banche. Ma è possibile monitorare i volumi scambiati per capire? Sì, assolutamente sì, ad oggi sul Bitcoin ci sono circa 200-250 mila transazioni al giorno, per un equivalente di 3 miliardi e mezzo di dollari al giorno. Scusa, volendola parametrare il Bitcoin ad un'azione, quale sarebbe la società sottostante? Allora, il problema che si fa col Bitcoin è che si cerca, come con tutti i nuovi paradigmi, ogni volta che c'è un nuovo paradigma noi siamo abituati, con l'approccio mentale, a paragonarlo ad uno schema classico. Quello che dobbiamo imparare a capire col Bitcoin, e lo faremo con tante altre tecnologie che verranno nei prossimi anni, perché abbiamo appena intrapreso l'inizio di un'era storica in cui ci saranno più evoluzioni tecnologiche totalmente diverse da quelle a cui siamo abituati nei prossimi 6 anni che negli ultimi 600. Quindi ora arriveranno i computer quantistici, arriverà tanto, e noi dovremo imparare e abituarci mentalmente a non fare paragoni col passato. Dobbiamo iniziare a capire che può esistere un nuovo paradigma, può esistere qualcosa di nuovo, e forse l'errore, ciò che lo rallenta, ciò che ci mette in difficoltà, è il provare a tutti i costi a paragonarlo a qualcosa di vecchio. Tanto che un grosso errore che si sta facendo a livello di regolamentazione, parlo per il nostro paese, è
si sta scrivendo in ritardo una regolamentazione sulla blockchain e sulle criptovalute, quindi dato che siamo in ritardo, cosa si sta facendo? Prendiamo la regolamentazione sul Forex e usiamo quella perché è più o meno la stessa cosa, un errore madornale. No, volevo dire che però inizialmente quando uno si avvicina a un argomento completamente nuovo, cioè per forza di cose, cioè, ci rimane naturale cercare un'associazione a qualcosa che già conosciamo. Quello sì, è la mentalità umana. Quindi io non lo so se è corretto, però io ho sempre immaginato Bitcoin come un file Excel, visto che abbiamo parlato che si va a sostituire alla moneta classica, no? In qualche modo. E quindi e che in fondo è un po' come un libro master, visto che noi facciamo. È esattamente questo, per farti. E quindi su un file Excel vengono continuamente riportati tutti i movimenti, aggiornati, eccetera, eccetera. Con la differenza che questo è un file Excel che nessuno può modificare e manipolare per eterno. Quindi se è stato inserito una transazione, un numero, rimarrà un dato, rimarrà per sempre. Per farvi un esempio, per farvi capire che poi a volte l'essere umano sulle cose ci arriva pure prima, solo che se ne accorge dopo, qualcuno di voi conosce l'isola di Yap? L'isola di Yap è un'isoletta in Micronesia. Nel 1400 l'isola di Yap non conosceva i vicini perché stava in mezzo alla Micronesia, a 400 km di distanza dalla prima terra abitata, quindi non sapeva cosa ci fosse al di fuori. Un giorno il capo, tribù, non so come definirlo, decide di imbarcare tutti su delle canoe e andiamo a vedere che ci sta là fuori. Arrivano ad un'isoletta vicino a loro. Cosa succede? Che già vivendo loro su un'isola piccola avevano accesso a poche materie prime, a pochi tipi di materiali. Già andando su un'altra isola gli si è aperto un nuovo mondo, nuovi tipi di frutta, nuovi tipi, tutto nuovo. Tra le tante cose trovano delle formazioni calcaree che formavano dei sassi, degli enormi sassi con un buco al centro. I cittadini di Yap si innamorano di questo tipo di strutture e iniziano a prenderle, metterle sulle canoe e portarle sulla loro isola. Ma lo fanno in tantissimi, lo fanno per decenni. Succede fino al punto che l'isola di Yap era piena di questi sassi, dal più piccolo al più enorme e grande come tutta questa stanza, piena di sassi con un buco al centro. Arriva il momento in cui l'isola di Yap ha bisogno di una moneta di scambio, ha bisogno di un oggetto di scambio, di qualcosa che possa essere scambiato per standardizzare tanti altri beni di cui avevano bisogno. Succede che dicono: siamo pieni di questi sassi, ognuno di noi è proprietario di questi sassi, perché era diventata una tradizione familiare fare delle spedizioni e portare dei sassi di cui essere proprietari. Facciamo che questi sassi diventano la nostra moneta di scambio. Qual era il problema? Che i sassi più grandi non potevano essere tenuti dentro casa, venivano tenuti in giardino, per strada, in acqua, sugli alberi. Quindi cosa poteva garantirmi che il mio vicino non mi rubasse il mio sasso? Innanzitutto l'unità, diciamo, di valore di questa moneta di scambio poteva essere una sola, la grandezza, perché non avevano un sistema economico, non avevano nulla, quindi più era grande il sasso più valeva. Dall'altra parte, come faceva a risolvere il problema furto? Inventano la prima blockchain. Ogni capanna, ogni cittadino dell'isola di Yap aveva un libro mastro, una stele, e in quella stele era riportata la proprietà di ogni singolo sasso, l'ubicazione e la dimensione. Quindi io potevo lasciare il mio sasso per tutta la vita in mezzo all'oceano o sopra l'albero, tanto sapevo, tutti sapevano, tutti gli abitanti, che era il sasso più grande dell'isola e che ero l'unico proprietario. Quindi se un domani io volevo comprarmi tutta l'isola o la casa più bella dell'isola, solo io potevo farlo. Perché se lui andava a rivendicare quel sasso anche fisicamente e a dire voglio comprare quest'isola, il 100% dei cittadini avrebbe detto no. Ci risulta che l'unico che può fare questa operazione è Gianluca Comandini. Quindi anche senza il bisogno di portare fisicamente quel sasso, Gianluca Comandini poteva comprare quella casa. Semplicemente c'era scritto che quel sasso passava di proprietà da Gianluca Comandini a Walter Ventura. Ecco, cosa succede? Succede che magari Walter Ventura di notte può entrare nella casa mia o di chi, delle due persone che stanno facendo un atto, quindi di chi compra e vende la casa, manipolare la stele, quindi manipolare la blockchain e far risultare che la proprietà di quel sasso è di un'altra persona, o far risultare una transazione che in realtà non è avvenuta. Perché non verrebbe validata? Perché sarebbero solo questa informazione sarebbe presente solo sulle loro due blockchain, sui loro due computer, sulle loro due stele. Tutte le altre persone, tutti gli altri abitanti dell'isola di Yap direbbero: c'è un errore, perché il 99,9% delle stele dicono che quel sasso è di Gianluca Comandini. Quindi voi due avete un'informazione sbagliata.
Questo è il motivo della maggioranza. L'unico motivo che si ha per manipolare un'informazione o hackerare la blockchain è hackerare l'informazione sul 50% più uno di tutti coloro che fanno parte della blockchain. Perché è l'unico modo che si ha per dire: ah, l'informazione mia è quella corretta, perché lo dicono la maggioranza delle, perché sulla maggioranza delle, dei computer, delle blockchain, delle persone, è quell'informazione. Quindi è veramente così. Altrimenti io posso creare 1, 10, 100, 1 milione di computer, ma la blockchain, essendo decentralizzata, dirà: guarda che è un'informazione sbagliata, e mi tirerà fuori, mi emarginerà finché io non avrò risolto il problema. Una volta risolto il problema vorrò rientrare nella blockchain, e la blockchain cosa farà? Il copia e incolla del libro mastro dove è arrivato in quel momento, quindi con tutti i dati aggiornati, sul mio computer. Quindi io avrò eliminato le informazioni sbagliate, sarò adattato, sarò al pari di della nuova blockchain, di dove è arrivata l'informazione. Ma questo motivo, questo garantisce l'inhackerabilità della blockchain. C'è una domanda? Queste informazioni sbagliate, diciamo, che poi dovrebbero essere ricoperte dalla verità tenuta dai computer, sono misurabili attualmente? Allora, queste casi, ci sono statistiche che possono... Queste informazioni, ora vi ho detto il perché, tra virgolette, democraticamente non può essere possibile, diciamo, manipolarle, modificare queste informazioni. C'è anche un motivo tecnico per cui non sono state manipolate, modificate le informazioni, non possono essere modificate, perché la blockchain si chiama, definisce catena di blocchi. La blockchain è, immaginate, un insieme di blocchi dati che ogni volta che i dati riempiono un blocco, viene sigillato crittograficamente il blocco e viene incatenato con una catena al blocco successivo che si sta per creare. Si riempirà di tutte le transazioni che vengono effettuate, tutte le azioni e le informazioni che avvengono in tempo reale. Finito quel blocco si sigilla e entrambi i blocchi vengono incatenati al terzo blocco. Che succede? Che se io voglio andare a modificare un'informazione precedente, io devo hackerare ed aprire tutti i blocchi uno dentro l'altro fino ad arrivare al blocco in cui c'è quell'informazione, modificare l'informazione e poi richiudere tutti i blocchi. Questa operazione ad oggi è, a livello di difficoltà computazionale, cioè di potenza di calcolo, è crittograficamente impossibile. Perché? Non c'è una statistica che ti dice c'è stato un tentativo di hacker. No, ci sono tentativi, ma non vanno mai a buon fine, è impossibile proprio farlo. Quindi adesso ci sono tentativi, quelli di modificare il consenso, oppure quelli che copiano il codice e si fanno la blockchain. Sui blocchi recenti, forse. Sono tentativi, diciamo, che vanno a in un'altra direzione, cioè invece che attaccare la blockchain per un determinato motivo, ad esempio, spesso quando noi sentiamo rubati Bitcoin, attaccata la blockchain, non è vero. Spesso sono stati attaccati siti terzi, anche collegati a grosse piattaforme di Bitcoin o di criptovalute, ma sono stati hackerati, attaccati siti terzi, sicuramente vulnerabili, e quindi sono stati rubati Bitcoin o criptovalute che stavano su quei siti terzi, che sono assolutamente più vulnerabili. Ma i Bitcoin di cui noi abbiamo, si dice, di cui noi abbiamo il possesso della chiave privata, cioè che significa che sono sulla blockchain e solo io posso accedervi, non possono essere rubati dalla blockchain, è proprio impossibile. Pensiamo che, per darvi qualche numero, vado avanti e poi torno indietro perché voglio darvi dei numeri carini, ad oggi la potenza computazionale della blockchain, di tutta la rete, è 883.000 petaflops. Il 100% di voi sta pensando che non sa cos'è un petaflop, perché è un'unità di misura talmente grande che non ci serve. Un petaflop equivale a 1 milione di miliardi di calcoli al secondo. Moltiplicatelo per 883.000 e trovate la forza di questo supercomputer astratto che si chiama blockchain. Per farvi un paragone ancora più concreto, se voi prendete i 500 supercomputer più potenti che siano mai stati inventati al mondo, NASA, ONU, FBI, CIA, i 500 più potenti, CERN di Ginevra, quelli che vi pare, e li mettete insieme, la blockchain, il Bitcoin, è 6.000 volte più potente. Per farvi un paragone ancora più facilmente pensabile, la tecnologia attuale che è stata inventata al mondo, più potente che abbiamo, equivale a 8 panetti di burro. Il Bitcoin equivale all'elefante africano più grande che sia mai esistito sulla Terra. Quindi almeno che l'elefante non scivola sul burro è difficilmente scalabile. E ad oggi i Bitcoin nel sistema sono 17 milioni, quindi voi direte: ma se sono solo 21 milioni e esiste da 10 anni e già siamo a 17, com'è possibile che sono solo 21 fino al 2136?
perché ve l'ho detto prima, è decrescente l'emissione del Bitcoin. Quindi mentre i primi giorni di nascita venivano dati tantissimi Bitcoin ogni 10 minuti, con l'aumentare degli utilizzatori, con l'aumentare della difficoltà computazionale, viene dimezzata ogni 4 anni questa cifra. Tanto che ad oggi ogni 10 minuti vengono liberati, passatemi il termine, 12,5 Bitcoin. Tra qualche anno, con lo scadere degli ultimi 4 anni, diventeranno la metà, 6,25, poi diventeranno 3,17, eccetera, eccetera, e così via. Così per fino al 2136, in cui arriveranno a 21 milioni e finiranno. Quindi è tecnicamente possibile pensare che se nel 2136 esisterà ancora il mondo, i bitcoin verranno utilizzati, esisteranno le criptovalute, dal 2136 in poi, se tu non hai una criptovaluta, io e lui sì, il valore della nostra criptovaluta, del nostro bitcoin, può essere tranquillamente tendente a infinito. Quindi chi dice il bitcoin nel 2100 varrà 10 milioni di dollari, è impossibile. No, tecnicamente è possibile. Chi dice il bitcoin nel 2100 non varrà nulla, è impossibile. No, tecnicamente è possibile. Può non valere nulla come può valere 100 milioni di dollari. Non abbiamo dei parametri tecnici che possano dirci uno è impossibile o l'altro è impossibile. Dipende da come si evolverà il mercato e da come si evolverà l'essere umano. Dati, ultimi dati, sole 24 ore, dicono che nel 2035, se non sbaglio, giù di lì, un terzo, ad oggi, se continuiamo come sta andando oggi, un terzo della popolazione mondiale avrà un portafoglio in criptovalute. Quindi significa probabilmente lo saprà utilizzare, almeno come minimo. E non stento a crederci, perché nel 2025, quindi molto prima, 10 anni prima, il 55% della popolazione, almeno nel nostro paese, saranno millennials. Quindi significherà che saranno nati nel 1990 come me. Quindi mentre io un mese fa mi prendevo gli insulti di Di Pietro in TV perché diceva che usavo termini inglesi e quindi ero pericoloso, cercavo di spiegare la blockchain, fra 8 anni i Di Pietro saranno in minoranza. Quindi come minimo li accerchiamo e li veniamo, perché siamo al 55%. Potrei aspettare anche l'estinzione fisica, certo. La capitalizzazione attuale è di 160 miliardi di euro, ovviamente minore rispetto a quella che era 2 mesi fa, perché il Bitcoin stava a cifre molto, molto superiori. Le transazioni giornaliere, ho detto prima, la cosa interessante è questa, lo dicevo prima, nel 95 gli investimenti di aziende, banche private, eccetera, eccetera, tutti coloro che pubblicamente dicevano che internet era una truffa, non sarebbe mai stato utilizzato, consumava troppa energia, erano 150 milioni di dollari nel 95. Oggi le stesse identiche banche, che non sono cambiate, identiche, le stesse aziende, le stesse persone, pubblicamente dicono che il Bitcoin è una truffa, è pericoloso, consuma troppa energia, eccetera, eccetera. Privatamente stanno investendo non 150 milioni, 1,5 miliardi. Quindi forse hanno capito, prima di tutti, che la blockchain sarà 10 volte più disruptive rispetto ad internet, sarà 10 volte una rivoluzione più epocale rispetto ad internet. E questo non facciamo fatica a crederlo, perché chi studia la blockchain, soprattutto all'estero, sa e ha già visto dei progetti attuati che funzionano su tantissimi altri settori. Nel resto del mondo non si parla più di blockchain applicata e di criptovalute, sono due cose ben diverse. Perché la criptovaluta è una delle tante applicazioni della blockchain, ma una delle più piccole. Ad esempio la sanità, il mondo della sanità, verrà cambiato, rivoluzionato dalla blockchain più del triplo rispetto all'economia. Quindi uno che pensa che la blockchain possa distruggere l'economia, far sparire le banche, eccetera, eccetera, che è già qualcosa di enorme, moltiplicatelo per 3 e capirete quanto potrà cambiare la sanità. O il diritto d'autore è uno degli esempi più lampanti, non a caso si ha, sta cercando a tutti i costi di studiare, di capire la blockchain. Nel frattempo competitor come Soundreef già l'hanno applicata. Si parlava prima delle elezioni, 18 marzo, 3 giorni fa, la Sierra Leone ha fatto le elezioni in blockchain, sono andate a buon fine, ha funzionato, lo ha fatto la Russia senza dirlo. Il 1 luglio la Russia lancerà la legge ufficiale di Stato sulle criptovalute e sulla blockchain. Che è successo? La SEC, gli Stati Uniti, che tutti questi anni facevano i vaghi, appena la Russia ha annunciato una notizia del genere, dopo una settimana si erano riuniti e avevano fatto un intero convegno solo sulle blockchain, solo sulle criptovalute, dove il mercato era crollato, era andato in panico, perché tutti si aspettavano che vietassero le criptovalute, perché quella era la direzione che era stata presa. Alla SEC è stato detto, veramente le criptovalute sono utilizzate dai millennials,
I millennials nascono senza sapere cosa sono le banche, senza più andare in banca, invece usano le criptovalute, quindi come sono più efficienti, più comode, più efficaci del sistema di pagamento tradizionale, quindi come minimo dobbiamo studiarla e dobbiamo assecondarla questa rivoluzione. E si sono dati 8 mesi per capirla. L'Unione Europea una settimana dopo annuncia: daremo delle linee guida più presto a tutti i paesi membri per evitare che ognuno possa andare per conto suo. Quindi ora, dopo 8 anni che si è passati a perdere tempo a insultare e attaccare questa tecnologia dicendo delle banalità mostruose, lo diceva prima Jacopo, una delle prime notizie che si sono sentite in TV quando si parla di Bitcoin, spesso uno lo collega a qualcosa di negativo, perché per i primi anni noi avevamo solo notizie negative che la mala informazione ci dava. Noi avevamo, non me lo scorderò mai, fu data una notizia su tutti i giornali, su tutti i TG, l'ISIS, proprio all'inizio dell'ISIS, l'ISIS si finanzia grazie al Bitcoin, questa criptovaluta con il quale l'ISIS non ha problemi finanziari. Ecco, quando qualcuno della comunità è andato dal giornalista che aveva dato questa notizia, che era pure un giornalista della BBC, uno importante, gli ha detto: scusami, chi è che ti ha dato questa notizia? Perché sai, il Bitcoin è il sistema più tracciabile che esista al mondo, quindi se l'ISIS utilizza il Bitcoin per finanziarsi, meno male, scopriamo chi gli sta dando i soldi. E lì il giornalista fa: no, l'avevo sentito da un amico, di un cugino, di un amico, era una notizia così. Capisce che tecnicamente non poteva leggere, non poteva rispondere. Ma per soldi, nel senso che ci sono due codici, cioè nel senso che mica ci sono anagrafiche di persone fisiche, sono codici e codici. Ci sono codici che sono tracciati nel tempo. Il numero 520-341 ha comprato da un altro numero, ma... Esattamente, però se fra 10 anni tu compri un libro e te lo fai recapitare a casa, o compri qualcosa che è associato alla tua identità, vabbè, o hai comprato, o quel bitcoin passa nella sua storia in un exchange, come oggi il 90% dei bitcoin passa in un exchange, c'è un KYC, c'è collegato un'identità, e quindi tu ricostruisci tutto il percorso di quel bitcoin. Certo, come le banche, questo è quello che noi abbiamo detto, ma oggi la maggior parte dei nostri bitcoin sono collegati ad un'identità, tant'è che spesso, perché molti mi fanno questa domanda, perché su un sacco di siti o annunci vedo persone che vendono bitcoin a un prezzo inferiore rispetto al valore? Perché probabilmente non vogliono passare da un exchange e quindi collegarsi ad un'identità, o ancor più probabilmente sono bitcoin sporchi, cioè frutto di una rapina, un hackeraggio, un qualsiasi motivo, rimane per sempre quella traccia. Questo non si dice, il bitcoin si dice che è, viene chiamata la moneta anonima, per niente. Il bitcoin, l'Università della California l'ha dimostrato nel 2016, quindi molto tempo fa rispetto ad oggi, ha dimostrato che è il sistema ad oggi più tracciabile che sia mai stato inventato dalla civiltà umana. Cioè, il Bitcoin potrebbe risolvere i problemi di corruzione degli appalti pubblici. Immaginiamo tutti noi che odiamo pagare le tasse, poi voi conoscete bene il mestiere, se potessimo pagare domani le tasse su criptovaluta. Cioè, noi sapremmo, non solo lo Stato beneficirebbe dei nostri soldi in tempo reale, ma io sarei contento di pagare le tasse, perché saprei innanzitutto che magari un algoritmo, un'intelligenza artificiale mi dice quanto io devo pagare veramente, quindi mi dice: tu per la nettezza urbana devi pagare 6,78 euro. Io pagherei in tempo reale quei 6,78 euro e sarei contento di pagarli, e mi sbrigherei, perché vedrei che in quel tempo reale lo Stato sta utilizzando quei 6,38 euro per pulire la strada sotto casa, dove magari mio figlio non inciampa, non si rompe la gamba nella buca. Sarei contento di pagarli subito, perché subito verrebbero utilizzati. Nel momento in cui i miei 6,38 euro, che io traccerò all'infinito, vedrò che dopo una settimana sono stati spesi 6,37 euro, io quel centesimo che manca vedo chi se l'è messo in tasca, e mi devi giustificare perché se l'è messo in tasca. Allora così io le tasse sono contento di pagarle, non me le devi abbassare, perché mi hai efficientato i servizi, mi hai migliorato i servizi e mi hai dato la possibilità di avere fiducia nelle tasse che pago. Se tu ti rifiuti di pagare le tasse così, vuoi pagare meno tasse anche così, non ti meriti la democrazia, non puoi essere un cittadino. Ecco, questa è una delle tantissime applicazioni. Un'altra applicazione importantissima è la beneficenza. Ad oggi, immaginiamoci, allora oggi io ho sempre fatto un sacco di beneficenza. L'ultimo terremoto importante che c'è stato, non ho fatto beneficenza, perché ormai ero pieno di news che tutti gli sms erano spariti, eccetera, eccetera. Uscito fuori che gli sms dell'ultimo terremoto, bla bla bla, a cui io non avevo contribuito, non avevo partecipato, infatti non sono andati, cioè sono spariti quei soldi. Oggi la gente non fa più beneficenza perché non si fida. Immaginiamoci una beneficenza, e c'è un progetto di cui io faccio parte che si chiama Headcoin, immaginiamoci una beneficenza fatta su blockchain.
in cui non solo tu quello che fai lo dai, quello che dai lo dai in tempo reale, ma immaginiamoci l'enorme portata rivoluzionaria di questo progetto, in cui tutti noi siamo registrati su blockchain, avviene un terremoto. Nell'esatto istante in cui avviene il terremoto, un'intelligenza artificiale e la blockchain possono definire chi di noi in che misura è stato colpito da quel terremoto, perché io sto più vicino all'epicentro, uno un po' di più, più di più, più di più, quindi può definire proporzionalmente di tutti i soldi che riceve a mano in tempo reale in che proporzione devono andare a quello che sta al centro, in che proporzione devono andare a quello che sta fuori e in che proporzione non devono andare a quello che non ci va da 5 anni in quel posto e c'ha solo una casa vacanze. Allora cosa succede? Succede che io mi sbrigo a fare beneficenza, perché so che stanno in difficoltà e che gli arrivano subito i soldi. Mando le mie criptovalute e in tempo reale vedo che io ho aiutato Walter Ventura con quei soldi. Vedo che Walter Ventura ce li ha un secondo dopo quei soldi e li sta utilizzando. Questo nella beneficenza andrebbe proprio a cambiare, a rivoluzionare il mondo intero. Ma le assicurazioni, un esempio carino che io faccio, immaginiamoci che io sto per venire qui in macchina su via Flaminia, faccio un incidente con un'altra persona che non conosco. Le nostre automobili hanno un'assicurazione basata su blockchain. Cosa succede? Succede che nell'esatto istante in cui io faccio l'incidente parte un input dalla mia automobile che viene scritto nella blockchain e dice alle ore tot, minuto tot, secondo tot, l'identità Gianluca della mia automobile in via Flaminia, in quella geolocalizzazione, quindi con quella latitudine e quella longitudine, ha fatto un incidente e ha rotto il fanalino destro. Nello stesso identico istante, sulla stessa blockchain, viene registrato un dato di una persona che io non conosco, un'identità crittografata che io non conosco, che è quello con cui ho fatto l'incidente, che registra che all'ora tot, minuto tot, secondo tot, in quella latitudine, nello stesso identico istante, gli si è rotto il fanalino destro. Quindi la blockchain in tempo reale, l'assicurazione, meccerebbe dati e vedrebbe che l'incidente è avvenuto per forza, perché da due identità crittografate di cui non conosciamo l'identità è partita lo stesso identico input che viene matchato e funziona, quindi vuol dire che è avvenuto, è validata quell'informazione. Cosa succede? Che sempre in tempo reale, sempre in meno di un nanosecondo, l'assicurazione decide, definisce in base a tantissimi altri parametri e variabili, di chi è la colpa, qual è la proporzione del danno. E quindi io e lui non abbiamo litigato, non ci siamo fermati, non sappiamo neanche come ci chiamiamo, siamo già arrivati al lavoro, non abbiamo perso tempo, in tempo reale abbiamo il messaggino e i soldi già presenti contabilmente come valuta nel nostro conto, con scritto dovevi fermarti era il semaforo rosso, domani ti arriva la polizia e ti levano 10 punti patente, ti abbiamo appena scalato 300 euro dalla tua assicurazione. A lui gli arriva il messaggio: guarda, a nome dell'altra assicurazione scusalo, è un cretino, non ha rispettato il semaforo, ti facciamo le sue scuse, ecco i tuoi 300 euro, se vuoi puoi avvalerti di questo tipo di altra soluzione, e così via. Tutto in tempo reale, senza aver perso né tempo, senza esserci picchiati in mezzo alla strada e senza esserci conosciuti, avendo protetto i nostri dati. Altra cosa è la sanità. La sanità, la blockchain non è utile soltanto a livello di sistema centralizzato sanitario, cioè io sto in Burundi, mi ammalo, in un clic, in un secondo possono avere la mia cartella con i dati crittografati, quindi senza avere accesso a determinati miei dati o a chi sono, eccetera, eccetera, possono sapere che tipo di cure sto facendo, che malattia ho o come in quel momento posso risolvere quel problema che ho avuto in Burundi. Ecco, nello stesso identico discorso, dall'altra parte del mondo, a Tokyo magari, le farmacie stanno ancora truffando, perché nel 2018 ancora succede, stanno truffando il sistema di magazzinaggio, archiviazione dei farmaci, no? Il discorso del codice ambientale, tutto quello che le Iene hanno sdoganato 2 anni fa ma che esiste da sempre. Ecco, se fossero farmaci registrati in blockchain, questo non potrebbe avvenire. Le farmacie non potrebbero truffare in quel modo. Ma ci sono i notai dopo tanti anni che hanno deciso di ignorare e di snobbare la blockchain, ora stanno creando la loro blockchain, perché hanno capito che il primo lavoro che sparirà sarà quello notarile, perché la blockchain è un notaio e funziona meglio e mi costa di meno, costa molto di meno e funziona pure di più, perché io non posso corromperla la blockchain. E che succede? Succede che, per farvi un esempio, a luglio dello scorso anno, basta che mettete su Google casa Bitcoin Comandini, noi abbiamo venduto qui a Roma, a via Cesare De Lollis, le prime case al mondo in Bitcoin. Ha funzionato. Pensate che, dato che l'imprenditore con cui l'ho fatto è un grosso detentore di Bitcoin, per incentivare questa cosa, anche come mossa pubblicitaria, abbiamo detto: chi compra la casa in Bitcoin
gli facciamo uno sconto di 40.000 euro. È successo che persone che non sapevano manco cosa fosse il Bitcoin ci chiedevano come si cambia il Bitcoin perché volevano lo sconto. Però almeno hanno conosciuto il Bitcoin. Abbiamo avuto un precedente storico, abbiamo dimostrato che si può acquistare una casa in Bitcoin. Sarebbe stato bello registrare l'atto notarile in blockchain, però ovviamente in Italia non si può fare perché devi registrare quella casa al catasto. Ma immaginatevi un domani sostituire un catasto con una blockchain. A Torino l'hanno fatto. Ultimamente uno dei maggiori notarili di Torino hanno registrato, ovviamente seguendo anche la via legale, hanno fatto il rogito su blockchain. Ovviamente sta un cinese a comprare. Sì. Scusa, posso fare una domanda? In questi esempi che tu hai fatto ci sono due elementi che secondo me emergono. Il primo è l'efficienza della comunicazione. Questo potrebbe essere il caso della farmacia, quindi il magazzinaggio della farmacia, quindi non si può imbrogliare, ma in questo senso tanto entra tanto esce. Però poi c'è un altro elemento, è sulla valutazione del caso, cioè per esempio su quella che è l'assistenza, no? È chiaro che chi ha diritto nella misura in cui, come deve essere organizzata, presuppone un giudizio che sia legato a qualche parametro. Allora come si fa? La blockchain decide per noi oppure c'è qualcuno che decide o lo organizza? Ma infatti secondo me molti dei lavori, dei ruoli, non è che spariranno, si dovranno adattare. Faccio un esempio: con gli smart contract io domani comprerò un biglietto del treno in futuro in cui non pagherò quel biglietto del treno, comprerò quel biglietto del treno, i miei soldi verranno messi in uno smart contract. Nel momento in cui arrivo a destinazione il treno, doveva arrivare alle 18, l'algoritmo, lo smart contract vede che ore sono. Se sono le 18, allora quei soldi vengono dati a Trenitalia. Se sono le 18.01, una parte di quei soldi viene data a Trenitalia, una parte mi torna indietro. Se sono le 18.02, una parte ancora minore viene data a Trenitalia, una parte maggiore mi torna indietro. Ecco, il discorso lì sarà: chi decide che quel treno è arrivato alle 18.02 magari per colpa dell'utente stesso, per casi che non dipendono da Trenitalia e che quindi Trenitalia ha lo stesso diritto a quel prezzo? Lì secondo me ci sarà ancora, ci deve essere ancora il bisogno del valore umano, quindi la parte umana, che dovrà decidersi e porsi come un po' un controsenso, un po' paradossale, ma come, almeno all'inizio, cioè per molti decenni, come validatore, controllore di un corretto funzionamento. Perché di un contratto. Perché se non è visto che noi mettiamo questa blockchain dappertutto, esatto, come se la società forse fosse poi decisa da un computer. Ma la scelta decisionale di immettere dati, ovviamente almeno all'inizio ci sarà ancora la componente umana, però ad esempio un lavoro che cambierà, e sicuramente ad esempio per i revisori contabili la gestione dei bilanci societari. Ci sarà uno smart contract che prende la falsificazione, tutte le cose che succedono di strambo, di strane sui bilanci, verranno eliminate. È una cosa che cambierà è il vostro lavoro, che è scorretta. Però scusate, questo fa parte della comunicazione. Io decido di far sì che i bilanci siano veritieri, no? Quindi utilizzo questo strumento per ottenere questo risultato. Qui va tutto bene, diciamo. Però nel momento in cui c'è da valutare come, per esempio, questo algoritmo deve funzionare nella casistica, diventa più complicato, secondo me, perché c'è appunto anche un giudizio morale che bisogna dare. Ma infatti, sulle componenti morali, sicuramente ci sarà tanto apporto umano. Faccio un esempio. Esistono dell'intelligenza artificiale, degli algoritmi che funzionano a Singapore, in Asia, con cui da delle telecamere e dall'uso di determinati apparecchi hanno previsto un crimine che si stava per compiere. Quella persona stava per uccidere un'altra persona, stuprare un'altra persona, l'hanno arrestato. Però lì il reato non l'ha fatto. Sulla base di cosa realmente avrebbe compiuto quel crimine, o magari all'ultimo si sarebbe fermato, potuto fermare. Ma è andato finire forma. Però andremo in quella direzione. No, ma tornando, forse facendo un passo indietro. Quello che il collega secondo me presuppone è la corrispondenza tra la volontà reale e quello che viene trascritto all'interno di uno smart contract. Di fatto si tratta di una traduzione tra quella che è la volontà della persona, quello che viene trascritto all'interno di uno smart contract e quindi la sua applicazione pratica. Ci potrebbero essere dei problemi di non corretta sovrapposizione tra queste due funzioni, sia quella che è la volontà e quella che invece è poi la sua realizzazione, perché si tratta sempre di trascrivere una volontà di un essere umano con dei codici crittografati. Esattamente, ma questi problemi infatti ci saranno sicuramente all'inizio, ma come alle elementari un bambino pensa a casa e scrive pappa.
esatto. Cioè, dopo, con una corretta alfabetizzazione, quando sarà diventerà di uso quotidiano e sarà normale, sarà banale utilizzare questo tipo di strumenti, come oggi è banale utilizzare internet e nessuno di noi vorrebbe immaginare una vita senza internet, e 30 anni fa neanche esisteva e 25 anni fa lo ridicolizzavamo. Smart. Nello stesso modo, identico modo, sarà banale pensare che un input che io do venga tradotto in codice, tant'è che sarà fondamentale, tutti i paesi del mondo lo stanno facendo, noi no, sarà fondamentale insegnare fin dalla scuola materna, a parte noi non insegniamo neanche il bilinguismo nella scuola materna, però vabbè, sarà fondamentale insegnare il coding. Perché diventerà un'estensione, cioè chi dice diventerà un'altra estensione di linguaggio, come può essere la scrittura, il parlare, il coding. Sarà talmente naturale e efficienterà talmente tanto qualsiasi tipo di azione quotidiana, che dovrà essere una cosa proprio spontanea e nata. Come sei italiano, nasci in Italia, devi conoscere l'italiano. Se non parli italiano sei analfabeta. Soprattutto ad esempio il caso di smart contract, adesso dal punto di vista legale. Oggi uno scrive un contratto al computer, va bene, non è che è questa cosa complicata, però si immagina in un futuro gli avvocati, se ancora esisteranno, dovranno imparare a sapere anche la parte di codice sottostante, perché oggi siamo veramente agli inizi della scrittura del codice di questi smart contract, tant'è che ci sono stati dei problemi, alcuni erano fallati, erano scritti male, hanno causato delle perdite pecuniarie, stanno addirittura creando degli strumenti di verifica formale di questi contratti, però piano piano si scriveranno contratti sempre migliori, chi gli operatori del settore, professionisti o meno, si adegueranno, come hanno imparato, stanno imparando a usare il computer, incominceranno a scrivere, sembra strano, ma dei contratti, delle parti di codice informatico, è solamente una questione di tempo, fondamentalmente. Cioè io anche solo pensandoci, facendo un esercizio di pensiero così, cioè io non posso pensare che fra 100 anni noi gireremo ancora con le monetine, con i soldi di carta, faremo ancora, perderemo ancora ore e ore a fare, mesi a fare un rogito, un contratto, a ritirare un qualsiasi certificato al comune o catastale, un banca o alle poste, a fare ore di fila, cioè è una cosa impensabile che sarà ancora così. Anzi, già oggi è impensabile, cioè già nel 2018 non deve essere così e non può essere così. E come il fax elimina? Io penso che il problema sia il discorso degli elementi qualitativi, perché noi adesso già vediamo che negli algoritmi di valutazione del credito gli elementi qualitativi difficilmente vengono compresi dall'algoritmo, quindi diciamo lì c'è un limite, secondo me, fisiologico e rientrante nell'umanità, cioè la macchina comunque è quantitativa, cioè per quanto ci sia l'intelligenza artificiale, comunque un limite sulla valutazione qualitativa le macchine ce l'hanno, cioè... Beh, allora... Quando dicevo valutazione del caso, secondo me, rientro in questa casistica, cioè un giudizio di qualità che tu dai su un caso può essere solo umano. Se noi deleghiamo questo all'intelligenza artificiale, che facciamo? Tecnicamente un'intelligenza artificiale funzionante anche qualitativamente ha un giudizio superiore a quello umano. Il problema è che non siamo abituati, non lo accettiamo, perché non lo abbiamo mai visto fare. Noi pensiamo che tutte le mosche siano nere. Nel momento in cui trovi una mosca bianca, devi accettare che non tutte le mosche sono nere. Il problema per cui rallentiamo questo processo evolutivo è perché noi diamo per scontato che sono essere umano, quindi è impossibile che una macchina possa superarmi in determinati parametri. Ad oggi noi stiamo dimostrando sempre di più tecnicamente che una macchina può superarci in tutto. Diciamo, quindi, che noi forse siamo anche legati sempre per fare esempi filmografici al 9000, insomma, nello spazio. Beh, diciamo che insomma, superato quel livello, un po' di timore nei confronti della macchina. Però quando si supera, cioè, quando si supererà quello, perché graficamente forse un po'. Infatti, quando si supererà quello, come tutte le innovazioni, quando vivremo un anno in cui saremo tutti nati già nativamente digitali in quell'epoca, che può essere digitale, può essere internet, può essere la blockchain. Cioè, quindi è logico che c'è questo passaggio generazionale, ma c'è stato con internet, ci sarà sempre di meno nel futuro, però ci sarà, ma come ci sarà quando i computer quantistici ci dimostreranno che si può fare il viaggio nel tempo? Cioè, non lo so, ci sarà gente che si suiciderà, non lo so, cioè, non lo riusciremo ad accettare. Perché non lo possiamo accettare? Perché non siamo stati abituati così? Perché per millenni non si è pensato così? Quindi devi rimettere in discussione tantissime cose, ma l'umanità metterà in discussione tante cose che oggi diamo per certo o per scontate. E avverrà. Ad oggi il Bitcoin, molti dicono, ma consuma... Ad oggi il consumo per produrre Bitcoin, il consumo energetico, è pari a tutto il consumo energetico dell'Islanda.
tant'è che l'Islanda ha rischiato recentemente un blackout totale per colpa del mining di Bitcoin, e molti minano in Islanda perché fa freddo, perché fa freddo, esattamente, quindi non ha i costi di raffreddamento e quindi tutti dicono ah, ma consuma troppo, ma mi risolve tutti i problemi di illegalità, corruzione, mafia, cioè oggi il Bitcoin, oggi se in un mondo utopistico oggi utilizzassimo tutti criptovalute, la mafia non esisterebbe. Perché mafia SPA anche valute elettroniche, non criptovalute, anche valute tradizionali, c'è un po' sempre il fatto che chi governa le valute elettroniche sono banche della mafia, però piccolo particolare. Comunque basta passare di tu, ma sì, basta tagliare corto. Quindi cioè oggi la mafia fattura 400 miliardi l'anno, di cui più di un terzo in contanti, no? Quindi quando io sento dire ma il Bitcoin e le criptovalute sono anonime, quindi aiutano la mafia, lo spacciatore la droga la vende in euro, non la vende in Bitcoin. Sarebbe, e la mafia stessa non ha interesse nello studiare queste tecnologie, come siamo tutti noi, che non lo facciamo e ci arriviamo tardi, non lo fa la mafia. Primo perché mentalmente sono legati a tradizioni molto più antiche, quindi non sono per l'innovazione. Secondo perché la mafia, finché c'è i ristoranti in centro, i politici in Parlamento, le banche di proprietà, aziende quotate in borsa, ma chi gli frega del Bitcoin? Anzi, spera che una cosa nuova arrivi il più tardi possibile, perché deve ricominciare da capo. Quindi questo potrebbe davvero distruggere tanti problemi. Allora, anche se consuma tanta energia, ma io preferisco consumare tutta l'energia del mondo ma risolvere questi problemi, e poi penserò a come risolvere il problema dell'energia, come abbiamo pensato a risolvere il problema della velocità, e ci siamo riusciti magari prima, ma ci siamo arrivati. Ad esempio, adesso prima era una battuta, però come diceva il vostro collega prima, ci sono dei meccanismi per ottenere la criptovaluta e tenere su queste blockchain. C'è una, si chiama POS, che non richiede assolutamente il consumo di energia che richiede il POW, il Proof of Work, solo perché praticamente sono azionista, tra moltissime virgolette, di un determinato, di una determinata blockchain. Quindi io lascio lì bloccare come se fossero un conto corrente i miei Ethereum, o quella che sarà un'altra criptovaluta, e a quel punto ci pensano praticamente quelle criptovalute bloccate a sostenere la blockchain. E sicuramente domani la blockchain non funzionerà più sulla proof of work, ma su un altro tipo di implementazione tecnologica a cui non servirà tanta energia. Come i primi telefoni erano fissi, attaccati alla parete, e oggi abbiamo degli smartphone microscopici. Ma così per qualsiasi evoluzione tecnologica, e sarà così, se ci spiegheremo a coglierla, insomma. Per darvi anche qualche cenno su come è nata il Bitcoin, più che altro perché è qualcosa che aiuta poi a ricordare meglio. E dicevamo, è nato il 31 ottobre 2008, il giorno di Halloween, poi si è sviluppato solo nel 2009, e il primo giorno in cui si è fatta la prima transazione di Bitcoin è stato il 12 gennaio, in cui il creatore di Bitcoin manda ad Al Finney, che è uno dei più grossi esperti di crittografia mondiale, eccetera eccetera, gli manda i primi 10 Bitcoin, che ovviamente non valevano nulla all'epoca. E un anno dopo, nel 2010, vi è il primo acquisto in Bitcoin, cioè per la prima volta un utente normale che non c'entra niente con i programmatori, uno qualsiasi che aveva Bitcoin in grossa quantità che non valevano nulla, e decide di fare un challenge, una sfida, ti scrive online su un forum e scrive: chi mi porta due pizze, due maxi pizze a casa, gli do 10.000 Bitcoin. Un ragazzo di nome Laszlo ordina al telefono delle maxi pizze, gliele fa recapitare, spende $25 e in cambio riceve questi 10.000 Bitcoin. Oggi quella pizza è costata 70 milioni di euro. È celebre la frase di chi ha pagato quei 10.000 Bitcoin, perché ovviamente tutti dicono che è costata cara sta pizza, e lui è celebre questa frase un po' nel mondo Bitcoin, the pizza was good, per dire: se io gli ho dato 10.000 Bitcoin, pensate quanti ce n'ho. Quindi ora l'ha rifatto, ha festeggiato l'anniversario recentemente e l'ha rifatto. Nel 2010, sempre a fine 2010, Assange, qualcuno di voi forse lo conosce, il creatore di WikiLeaks, viene braccato, è ricercato in tutto il mondo, riesce a scappare, gli chiudono PayPal, Mastercard e Visa, chiudono ogni tipo di finanziamento, di possibilità di finanziare WikiLeaks, quindi WikiLeaks sta per morire. Assange viene a scoprire che esiste Bitcoin, era sconosciuto all'epoca, e si incontra, conosce, parla con Satoshi Nakamoto e gli chiede la possibilità di utilizzare Bitcoin per la propria piattaforma, che lo avrebbe salvato. Satoshi Nakamoto gli dice assolutamente no. Dice: il Bitcoin è troppo embrionale ora, non può essere utilizzato con una base utenti così grande, non è pronto, collasserebbe, non verrebbe capito, gli avrebbe dato un'accezione negativa, non possiamo utilizzare Bitcoin per WikiLeaks. Assange se ne frega e utilizza lo stesso Bitcoin, tanto che
E pochi mesi dopo Satoshi Nakamoto sparisce per sempre e l'ultimo messaggio che lascia è in riferimento all'episodio Assange e scrive: Assange ha dato, WikiLeaks ha dato un calcio a un nido di vespe e sono dirette verso di noi, mi dispiace, non doveva andare così, e sparisce per sempre. E prima di sparire lascia tutto a Gavin Andresen, che è un altro della community che oggi gestisce un po' la community mondiale dei Bitcoin. Quello che è interessante è che Assange grazie a Bitcoin sopravvive, nel senso WikiLeaks può ricevere donazioni, molte persone che non conoscevano Bitcoin e vengono a conoscenza del Bitcoin solo per voler finanziare WikiLeaks. Assange decide di reinvestire in Bitcoin tutto ciò che stava ricevendo e in tre anni Assange fa WikiLeaks ha fatto il più 8000% dei finanziamenti che aveva ricevuto, motivo per cui WikiLeaks va avanti ad oltranza. Ad oggi sappiamo che Satoshi Nakamoto detiene un milione di bitcoin, quindi poco più di 7 miliardi di euro, che gli garantirebbero, questo è un altro paradosso del bitcoin, gli garantirebbero, se un domani il bitcoin fosse messo sotto attacco, di uscire allo scoperto e diventare banca centrale di se stesso, quindi di salvare il sistema bitcoin. Però paradossalmente sarebbe un controsenso, perché il bitcoin funziona e nasce perché è decentralizzato, quindi dire io l'ho inventato, sono la banca centrale di me stesso, ok che nessuno ti può attaccare e diventi una banca mondiale, però non è il senso per cui utilizziamo bitcoin. Il motivo perché funziona, ve l'ho detto prima, perché non richiede la fiducia di nessuno, i costi sono quasi nulla, la velocità è molto più veloce di altri sistemi di pagamento, c'è una libertà di pagamento nel tempo e nello spazio, io posso pagare e mandare dei soldi al mio amico che sta a Tokyo in tempo reale, non devo aspettare giorni per un bonifico bancario o pagare commissioni altissime, è integrabile con qualsiasi tecnologia moderna, aumenta con l'aumentare degli utilizzatori per il motivo della deflazione controllata che crescente che vi dicevo prima, ma soprattutto la cosa più importante è indipendente da governi e banche, è decentralizzato, la cosa più importante è trasparente, pseudonimo, quindi come se apriste una casella mail o un profilo Facebook, voi dovete per legge, per policy, per regolamento associarlo alla vostra identità, però potete anche aprire un account Facebook con un nome falso, poi c'è, nella maggior parte dei casi Facebook se ne accorge e vi dice mandami la carta d'identità, devi avere un'identità, ma puoi anche utilizzarlo per un po' di tempo con un nome falso, poi un domani vorresti però in qualche modo anche con un tuo errore essere associato ad un'identità tua e rimane per sempre. È tracciabile, soprattutto è open source, quindi chiunque, qualsiasi programmatore con competenze tecniche può non solo vederlo ma può contribuire alla community a far sì che il bitcoin possa crescere e insomma essere sempre migliore. Che è predeterminato ve l'ho detto, i numeri ve l'ho detti, lo smart contract è stato già detto, i casi futuri ve l'ho detti, e qualche altra che esistono interessante, oltre a quelle di Jack Ma che vi ho già detto, è che ad oggi la situazione è molto cambiata. Fino a qualche mese fa tutti o ignoravano e snobbavano il bitcoin o lo attaccavano anche velocemente, ad oggi sono diventati, guarda caso come sempre accade, quasi tutti a favore del bitcoin. Alcuni paesi più dipendenti rispetto ad altri si sono mossi per primi, vedi il Giappone che ha legalizzato per primo le criptovalute e vengono utilizzate, e altri paesi come il Venezuela, e in Italia non arrivano queste notizie perché potrebbe essere pericoloso, stanno utilizzando questo tipo di strumenti per uscire da situazioni complicate. Il Venezuela, che ha un debito pubblico che ammonta a 15.000 miliardi, ha creato la criptovaluta di Stato, solo per il fatto di essere di Stato ha permesso anche a tante persone che magari avevano molti fondi in criptovalute eccetera eccetera di cambiare le proprie criptovalute con quella di Stato, perché io magari ho una criptovaluta che non è riconosciuta o il mio paese non sa ancora quante tasse applicarmici eccetera eccetera, cambio quella criptovaluta col petro, che è la criptovaluta del Venezuela, ed ecco che in automatico la posso scambiare con dollaro, con yen, con quello che mi pare, perché il Venezuela lo accetta. Considerate che quando il presidente del Venezuela ha lanciato la criptovaluta, è successo poche settimane fa, il petro si chiama, in pochi giorni ha raccolto 5 miliardi di dollari. Pensate se lo facessimo in Italia, un esilio italiano. Trump già chiuso però. L'hanno usato anche per aggirare le sanzioni. L'Iran, quando era sotto embargo anni fa, l'Iran fu il primo paese che riuscì a far uscire ingenti somme utilizzando Bitcoin, perché è riuscito ad aggirare un tipo di embargo. E alcune persone, dato che va di moda dire... È riuscito a girare, quindi non è stato tracciato, perché se era sotto embargo... No, è stato tracciato, ma gli Stati Uniti non conoscevano quel metodo di tracciamento, non conoscevano quella tecnologia.
ti parlo del 2011-2012, che cioè gli Stati Uniti non sapevano che quei soldi stavano uscendo, perché non sapevano neanche cosa fosse il Bitcoin. Magari compravano armi gli Stati Uniti, quindi hanno fatto finta di non saperlo. Certo, tutto può essere. E si parla spesso di grossi Warren Buffett di turno che dicono il Bitcoin è una bolla, quindi il Bitcoin è una bolla, non si dicono tutti quelli che invece parlano a favore del Bitcoin. La stessa Christine Lagarde, che oggi non ne parla tanto bene, in passato diverse volte se ne è scappata con discorsi molto a favore del Bitcoin. Bill Gates e Richard Branson, due degli uomini più ricchi della terra, non perdono occasione per ripetere in ogni loro convegno quanto le criptovalute, la blockchain prima delle criptovalute, saranno qualcosa di rivoluzionario che ormai non si può fermare. E lo stesso Bill Gates e Richard Branson e molti altri hanno associazioni o società che operano o hanno investito in società che operano in blockchain e stanno dedicandosi molto a quello. Pensate che Richard Branson, proprietario della Virgin, che sta per fare i viaggi nello spazio, c'è una fila chilometrica, costa mi pare $1 milione il biglietto per andare nello spazio, una cosa del genere, dà la possibilità a chi lo compra in Bitcoin di saltare la fila, avere una priorità, una relazione e pagare mi pare il 20% in meno, una cosa del genere. La Svizzera sta utilizzando il Bitcoin per pagare metro, stazioni, treni, tasse, eccetera, eccetera. Cipro ci paga le università pubbliche. Singapore col GovTech ha digitalizzato sta digitalizzando la propria criptovaluta su Ethereum. Dubai stessa identica cosa. Potrei citarvi centinaia di esempi in cui tutti si stanno muovendo per conto proprio verso la propria o verso la propria blockchain e criptovaluta o verso criptovalute già esistenti a cui collegarsi. E difficilmente io penso che questo processo possa essere invertito, cioè ormai è un punto di non ritorno, e anzi va recuperato in fretta perché siamo molto in ritardo con la tecnologia. Ancora una volta poteva essere e può essere per l'Italia un'occasione enorme. Basti pensare che una delle maggiori piattaforme al mondo di Bitcoin, di criptovalute, è di un italiano, e alcune delle 20 più importanti al mondo di questo settore sono italiani, ma non sono in Italia. Io, è uno dei miei migliori amici questo italiano, ci parlo spesso, lui si sposta continuamente da un paese all'altro, non perché vuole evadere chissà che, ma perché cerca paesi che gli danno la possibilità di lavorare, non fa nulla di illegale, e lui mi dice ma magari l'Italia si svegliasse e mi dicesse guarda devi pagare il 40% di tasse, un forfettario, decidiamo qualcosa, io gliele do subito di corsa, perché lui con questa piattaforma che muove circa 15 miliardi di tutte le criptovalute, muove circa 15 miliardi a settimana, lui al giorno ci guadagna, si mette in tasca decine di milioni di euro. Sì. Il problema è che per entrare alla piattaforma bisogna pagare 10.000 euro adesso. Solo Bitfinex. Solo Bitfinex, sì. Ma tante altre piattaforme no. Si sono messi d'accordo. No, ci sono altre piattaforme. No, ma tante altre piattaforme no. GDAX, Coinbase, Kraken. No, Francesco è il socio suo, perché lui ha comprato, cioè ha finanziato. Lo so, ora sì. Nel senso l'ho fatto anche perché non riesce a stare dietro a tutti gli ordini che arrivano, al numero enorme che è cresciuto. Quindi giustamente chi c'è entrato 5 anni fa ha una sorta di privilegio, chi ci vuole entrare ora vuole essere sicuro che sia uno che poi utilizza quelle criptovalute, che non uno che entra per comprare 5 euro, perché rallenterebbe il processo e penalizzerebbe gente come noi che magari ci sta da tanto nel sistema. Senti, volevo fare una domanda, no? Hai parlato di tracciabilità. Io per mandare Bitcoin, cioè tu mi dai la chiave privata, io faccio, chiamiamo il bonifico, dopodiché però vorrei sapere... Io la chiave pubblica, quella privata mi fregheresti i soldi, sono due tipi di chiave. Quella pubblica, dopodiché tu mi hai parlato di tracciabilità, io ho esigenza di sapere quei miei soldi, cioè quei miei Bitcoin piuttosto che Ripple o Bitcoin e compagnia, che fine facciano? Oppure Bitcoin, perché nel momento in cui tu mi invii quella transazione, sì, ti viene dato un numero, un codice dalla piattaforma da cui lo invii, cioè quel codice per sempre tu lo potrai vedere nella blockchain. Quindi sì, ma io voglio sapere che utilizzo non sai tutti quei soldi, cioè per la donazione per me è rilevante, io li do all'ONG, che quei soldi, che quella valuta sia quel codice a cui sono collegati quei Bitcoin, sì, tu vedi che sono entrati nel mio indirizzo, sì, e puoi vedere il mio indirizzo pubblicamente, sì, come utilizzerà subito dopo, 10 anni dopo, 100 mesi dopo o il secondo dopo quel denaro.
quindi puoi vedere se io li ho mandati magari a un indirizzo che a qualcuno che vende armi, o ci ho comprato una casa, o cioè, beh, però lui c'ha un altro indirizzo, perché se lui paga con Litecoin lo stesso, io lì vedo un altro indirizzo, non vedo le generalità tue. Vittoria, stanno cambiando la Litecoin. Tutto, cioè, io allora, ho l'esigenza di capire che fine facciano veramente, perché questo funziona ovviamente in un sistema dove viene utilizzato il Bitcoin, perché un domani viene regolamentato tra virgolette le criptovalute, tutto questo funziona, viene associato a un'identità digitale, quindi tu avrai sì un indirizzo, ma avrai anche la possibilità di vedere di chi è quell'indirizzo. Ad oggi tu sai solo da chi, da quali indirizzi viene passato questo Bitcoin, sì, quindi chi li utilizza, e lo saprai in eterno, sì, quindi lo saprai anche fra 2 anni se dovesse essere associato a un'entità, ma non hai le competenze tecniche, il tempo, la possibilità di vedere i 10.000 indirizzi da cui è passato questo Bitcoin, a chi appartengono o cosa c'è stato fatto. In un sistema che funziona, dove quindi è di uso quotidiano il Bitcoin, e ci stanno anche dei metodi, ci saranno anche dei metodi, degli strumenti per semplificare tutto questo, tu avrai un altro tipo di approccio, avrai la possibilità di vedere in tempo reale i nomi delle aziende che stanno utilizzando quei soldi, o come li stanno utilizzando, o con un semplice quindi link. Quindi adesso non è possibile questo tipo di... È tecnicamente difficile. Possibile, però non è... Sì, cioè nel senso... devi dedicartici parecchio, devi risalire, è un'operazione tecnica molto, molto difficile. Che potrebbe fare l'ONG?